A tutti alla diletta del mercoledì. Siamo ormai quasi sotto le feste, quindi oggi non so quanti di voi saranno presenti, ma intanto partiamo. Buongiorno, questa è la diretta classica del mercoledì e oggi parleremo di erotismo giapponese. Erotismo orientale in generale, ma nello specifico di erotismo giapponese. Perché ne parliamo? A parte perché a me interessa tutto l'erotismo, ma soprattutto diciamo che nello shibari, nel kimbaku, la parte dell'erotismo è molto molto importante per comprendere quali sono poi alla fine tantissime scelte che facciamo nel kimbaku. È bene che se ne parli e poi è un argomento che io trovo estremamente interessante. Tra parentesi, quasi tutti noi conosciamo l'erotismo occidentale, anche perché devo dire la verità, è molto più lineare, mentre sull'erotismo giapponese ci sono un sacco di leggende e un sacco di curiosità e quindi oggi fondamentalmente parleremo un po' di quelle e parleremo in generale di che cos'è l'erotismo in Giappone. Alcune delle informazioni le ho studiate, alcune informazioni le ho viste di persona e ritengo che ci faccia capire un sacco di cose il parlare di Eros in questa chiave. Allora, di solito do sempre qualche secondo, minuto alle persone per diciamo cominciare a collegarsi e poi si parte. Allora, erotismo giapponese. La prima differenza, quella alla fine fondamentale nell'eros giapponese, è l'approccio. Che detto così sembra ovviamente è abbastanza ovvio, nel senso che io credo che l'eros di un paese, cioè il modo in cui loro vivono la sessualità, è estremamente importante. Prima cosa, di cosa parlo quando parlo di erotismo? Parlo della rappresentazione o comunque della idea che un popolo, una nazione, comunque una persona ha di ciò che lo eccita. L'erotismo, questo è, l'erotismo è ciò che eccita una persona e ha una grossa componente personale. Buonasera, la gente entra, saluta. Io non cito mai le persone che mi scrivono nella chat perché quando poi la chat va su YouTube non compare la chat, quindi diciamo che per chi scrive durante la diretta è una sua scelta perché si vede il nome in diretta, mentre quando poi la diretta va su YouTube o su IGTV, non essendoci la chat, è un esporre le persone, quindi diciamo che tranne chi mi ha detto chiaramente che non ha problemi a che venga citato il suo nome, io cito quello che mi viene detto, ma non cito chi mi scrive. E ricordatevi sempre che durante le dirette, se avete delle domande, fatele tranquillamente, mi fa piacere rispondervi. Io interrompo un secondo, rispondo e poi proseguiamo con il filo. Parliamo di che cos'è l'erotismo. L'erotismo è ciò che eccita una persona. Ovviamente non esiste ovviamente l'erotismo individuale, ognuno di noi ha delle cose che gli piacciono, delle cose che non gli piacciono, qualcosa che lo accende, qualcosa che lo spegne e così via, ma esistono anche dei concetti, diciamo, culturali e quindi nazionali, locali, più o meno. Quando si parla di Giappone, le specifiche, parliamo di un erotismo decisamente particolare. Un po' l'isolazionismo, un po' la struttura geografica, un po' la loro cultura ha creato veramente un modo molto diverso dalla norma di guardare l'eros. Cominciamo a vedere i punti base. La cosa che colpisce di più quando si scopre l'erotismo giapponese è il fatto che sono veramente molto orientati verso il feticismo, ovvero nell'erotismo giapponese è molto più forte l'elemento esterno alla persona, esterno al senso che più che eccitarli il corpo dell'altro, lui eccita ciò che sta intorno al corpo dell'altro, quindi l'abbigliamento, le posizioni, la situazione, i particolari, cioè sono veramente tantissimo legati più che all'atto sessuale in sé, alla pratica, al rituale, all'oggetto, all'azione. E questa è, come dire,
è molto chiaro, è molto più forte in quel contesto che nel nostro. Guarda, l'esempio più classico è un popolo che ha veramente una venerazione per l'oggettistica. Esempio, esistono dei negozi specializzati nella vendita della biancheria intima indossata da ragazze, che non è un feticismo lontano dal nostro, insomma, anche da noi ci sono i feticisti degli oggetti, ma lì è così connaturata con l'eros che addirittura si chiamano Buru Sera Shop. E Buru Sera sarebbe il Buruma, sarebbe ovviamente il Buru Sera, è l'unione tra il Buruma, che è il pantaloncino, quello che si vede sempre nei fumetti, negli anime, il pantaloncino da ginnastica, e il Sera Fuku, che invece è la marinaretta, che è la divisa scolastica tradizionale, che tra l'altro è ancora assolutamente in uso in Giappone. Io ero convinto, buonasera, buonasera, ero convinto che fosse un pochino andata fuori moda, invece no, se tu vai in giro le vedi veramente le studentesse con la divisa scolastica. E certo, la marinaretta ne ho viste poche, però le ho viste, e non le ho viste in contesti turistici o nei locali. E poi l'ho vista indossata nella metro da queste ragazze che andavano a scuola. Oltre al fatto che, vi dovrei raccontare, la metro secondo me è una cosa che va presa solo per vedere i giapponesi al loro peggio, senza che in metro i giapponesi sono capaci di fare delle cose che dormire, ma dormire seriamente, nel senso che dormono a livello professionale. Comunque, i Buru Sera Shop sono questi negozi che vendono articoli delle studentesse, delle ragazze, delle donne usati. E quindi, e i giapponesi li comprano per accendere il loro eros e, credo, ovviamente per la masturbazione. E quindi sono legati all'oggetto. E non tanto, non solo all'oggetto, ma al fatto che l'oggetto è usato, che l'oggetto in questi negozi viene venduto, imbustato, sigillato, perché loro vogliono sentire anche l'odore di chi lo ha indossato, e con la foto all'interno, la foto della la ragazza o la donna che lo ha indossato, senza che vendono insieme alla foto, spesso firmata o comunque con il disegnino, l'autografo, perché loro poi fanno queste cose di disegnare stile autografo. E di chi l'ha indossata? Con indosso, quindi la prova che quel capo è stato indossato effettivamente da quella persona. E questo è un ciao Lupetta, è proprio come dire, è l'esempio del loro concetto. E per capire l'eros giapponese dobbiamo passare proprio da questo tipo di elementi, nel senso che l'eros giapponese è legato a questo tipo di gestione. Sono molto più legati veramente all'immagine, all'oggetto esterno. Anche perché, ricordiamoci, l'eros nasce da questo, l'eros nasce da che cosa eccita qualcuno. Oltretutto, non ci scordiamo che il Giappone è anche uno dei paesi con, come dire, una seria problematica a livello di sessualità, nel senso che è un paese in cui di sesso non si parla. Che sembra assurdo, nel senso che di sesso seriamente non si parla. Ci sono coppie che si mettono insieme, si fidanzano, ma non parlano di come sarà il sesso fino a, come dire, per un bel po' di tempo, e lo fanno, diciamo che l'unico periodo in cui una coppia giapponese, diciamo questa è statistica, a sentire anche i miei amici giapponesi, in cui si fa sesso sono il fidanzamento, i primi anni di matrimonio, e poi, dopo i primi anni di matrimonio, fondamentalmente il sesso diventa un problema, cioè una cosa quasi assente dall'ordine di coppia. Perché? Perché poi lì bisognerebbe parlare del fatto che loro hanno problemi di comunicazione, di iperlavoro, per cui quasi sempre le coppie lavorano tantissimo tempo, di spazio in casa, perché se noi diciamo che vediamo una casa giapponese, le case giapponesi sono case da 40-50-60 metri quadri, in cui tutti i vicini di casa sentono tutto perché le pareti sono veramente di carta velina. E nelle case un pochino più grandi spesso ci vivono in 5-6 persone, cioè che ci vive la famiglia con i figli, spesso i nonni o
altre situazioni capitano spesso gli zii perché magari non hanno trovato altre posizioni e quindi magari per una coppia fare sesso in casa è complicato. Immaginate che tantissime coppie usano i Love Hotel, che sono gli alberghi a ore, diciamo, occidentali, si chiamano Love Hotel e sono bellissimi nella parentesi, nel senso che sono a tema, sono fantastici, poi sono molto adatti alla cultura giapponese perché la maggior parte dei Love Hotel sono senza personale, nel senso che tu entri nell'albergo e non vedi nessuno fino a quando esci, perché tu entri, c'è una macchina dove metti la carta di credito, scegli la stanza, si apre lo sportellino, ti dà le chiavi. Entri nella stanza, fai quello che devi fare, esci dalla stanza, rimetti le chiavi nel cassettino e te ne vai. E tu non hai mai visto nessuno, quindi nel loro concetto di privacy questa cosa è fenomenale, nel senso che loro la adorano, credo che hanno questo problema. E se pensate che i Love Hotel sono veramente per i giapponesi, tanti Love Hotel non amano gli stranieri, nel senso che possono farvi storie, perché poi i giapponesi non vi diranno mai no, vi diranno che le stanze sono tutte occupate. Che se ci pensate è abbastanza assurdo. E quindi sono proprio per loro. E poi perché la sessualità giapponese si consuma ambo sessi, nel senso che questo non è un discorso di gender, perché poi i giapponesi hanno anche questo problema. Ambo sessi quasi sempre in forma extraconiugale, nel senso che fanno tantissimo sesso extraconiugale. Torniamo però a che cosa li accende. Il concetto è questo, quindi noi troveremo nell'erotismo giapponese tantissimi, come dire, puntualizzazioni verso l'esterno. E questa cosa, come dire, c'è sempre stata, nel senso che i giapponesi hanno avuto i primi esempi di letteratura erotica, ma soprattutto di pornografia, chiamiamola così, ma pornografia in senso positivo del termine. Ovvero scrittura del porno, scrittura dell'eros, sono stati tra i primi ad averla molto comune, nel senso che disegni erotici, quelli che noi chiamiamo i disegni licenziosi, in Europa si trovano anche dal 500. Miniature erotiche le abbiamo trovate, non dico più antiche, perché la Chiesa Cattolica potete immaginare come le trattava. Ma ci sta roba vecchissima. Mentre per i giapponesi noi troviamo incisioni erotiche, piccoli oggetti di tipo giocattoli erotici, sin da veramente il loro medioevo. Ci sono tracce dal 1600. La differenza, no, in realtà ci sono tracce in Giappone sin dal 1400. Ma dal 1600 ci sono tracce che questa cosa fosse comune, cioè ovvero che ci fosse un mercato florido di materiale pornografico. Mi spiego. Ci sono tracce, ne avevamo parlato anche in un'altra diretta, ci sono tracce di Shunga. I Shunga sono, dette anche pitture della primavera, sono dei disegni su rotolo o su libricini. Di stampe in stile ukiyo-e di tipo però erotico, anzi in realtà tra l'erotico e il pornografico. La differenza grossa con l'eros, la pornografia diciamo occidentale, che era pochissima, buonasera, era pochissima e dedicata a, come dire, alla casta. Cioè ha un gruppo raffinatissimo di aristocratici che si facevano fare queste cose su diciamo, da artisti a richiesta. Ma parliamo veramente di, come dire, pochi, pochissimi che se lo potevano permettere. Invece quando parliamo degli Shunga, che sono queste stampe, erano invece fatte per la divulgazione, nel senso che lo Shunga erano, allora immaginate che la pittura in Giappone, noi la chiamiamo pittura, ma in realtà era una stampa. Loro incidevano l'originale su una matrice di legno scolpita, tipo timbro, tipo timbrone. Poi prendevano questo timbrone, lo stampavano sulla pergamena, papiro, carta e poi lo
lo coloravano successivamente. Ovviamente diciamo un timbro poteva fare massimo tot copie, perché poi si rovinava, sbavava, e quindi e questa cosa per loro era molto importante. Perché? Perché c'era proprio il concetto di tiratura. Poteva essere ricopiato, poteva essere rifatto, c'erano tantissimi artisti. E quindi stiamo parlando di un prodotto che era fatto per la commercializzazione e non per poche persone, ma era proprio invece un elemento, come dire, considerato comune. Veniva regalato, per assurdo, alcuni di questi shunga venivano regalati alle donne come esempio. Cioè, era una specie di immaginate che la ragazza, magari si doveva sposare, era considerato un regalo carino per una sposina, per una ragazza che si andava a sposare. O in generale erano proprio, perché va detto questo, io ho detto prima che in Giappone non si parla di sesso e che adesso hanno veramente grossi problemi anche a farlo. Però in realtà i giapponesi hanno una filosofia che io adoro molto, perché la trovo fantastica, per cui per loro nel sesso è tutto lecito ciò che è privato, ovvero una coppia dentro casa sua, nella camera da letto, non ha limiti, cioè possono fare quello che gli pare. E non c'è, non essendoci la vergogna, non essendoci il tarlo del peccato cristiano-cattolico, veramente i giapponesi non hanno proprio. Non hanno il concetto di come dire, di trattenersi. E quindi fondamentalmente, veramente questi shunga erano, c'era di tutto, nel senso che voi immaginate che c'erano tutte le sfumature della sessualità. Tra parentesi, ricordiamoci che l'omosessualità in Giappone non era un tabù, non era un tabù nel Medioevo, anzi, brutalmente parlando, nella casta dei samurai era considerato, un po' come i greci, l'amore tra uomini era considerato elevato, era quasi, quasi nobile, perché era l'amore tra due guerrieri. E quindi c'erano anche tante stampe a sfondo omosessuale, senza nessun problemi. Ci sono anche stati esempi di persone trans all'interno di Shunga, perché un uomo che si veste da donna nel Giappone medievale era considerato una donna. Se poi partiamo dal presupposto che nel Giappone medievale, come anche ora, maledettamente, la donna era un gradino socialmente, un gradino sotto l'uomo, era una scelta, come dire, secondo loro a perdere, però la rispettavano. O anche scene educative, nel senso che gli Shunga raccontavano veramente spaccati di vita, ma ho anche esempi molto forti, nel senso che ci sono tutta una serie di Shunga, anche famosissimi, nel senso che poi sono stati ripresi, fanno parte anche dell'iconografia moderna, con scene di zoorastia, ovvero di sesso con gli animali, anche perché. Come è un po' nella cultura giapponese buddista, ti rispondo fra un minuto. Nella cultura buddista spesso usavano dei simbolismi, per cui spesso non il pene o la vagina venivano rappresentate con simbolismi, quindi con animali, frutta, verdura, altri elementi. E in altri casi no, erano proprio scene di sesso con gli animali. Ce n'è una famosissima che è il sogno della moglie del pescatore di Katsushika Okusai, quindi non uno qualsiasi, parliamo di Okusai, in cui c'è una donna che ha un rapporto sessuale completo con due polpi. Ed è il sogno, viene spesso i giapponesi giocano tra il sogno e la realtà. Mi fanno una domanda molto interessante. Sanno integrare le due parti di loro, quella privata e quella che si poteva mostrare? Assolutamente no. In che senso? I giapponesi hanno due volti. Uno, non ti preoccupare, ognuno parla come riesce a parlare. Il discorso è, no, loro non integrano, nel senso che il privato e il pubblico in Giappone sono due livelli totalmente diversi. Questo in tante cose. C'è un proverbio giapponese molto bello che dice che i giapponesi hanno tre cuori.
un cuore, che è quello che mostrano al pubblico, che quello è il cuore pubblico, il cuore che fanno vedere agli altri, e agiscono in base a quello che vogliono che gli altri vedano di loro. Un cuore, che è quello privato, che è quello che mostrano soltanto agli amici intimi, al compagno, al partner e a poca gente di cui si fidano tantissimo. Ed è il cuore dove ci sono i segreti, dove ci sono le cose più intime. E poi hanno un terzo cuore, che è il cuore personale, che non vede nessuno. E questo modo di dire giapponese, i giapponesi hanno tre cuori, indica tantissimo di loro. E quindi, no, i giapponesi hanno una vita pubblica, anche a livello di sessualità. In pubblico, in Giappone, è considerato poco educato anche un bacio. Voi, se andate in Giappone, non vedrete la gente baciarsi in pubblico. Adesso forse sono cambiati i tempi, i ragazzi, i giovani, qualcuno lo fa. Ma è rarissimo. Perché? Perché le effusioni pubbliche non sono, come dire, è una cosa privata. E in privato esiste proprio il concetto di sesso, il sesso va fatto in privato. E poi loro sono bravissimi a isolarsi, costruirsi, nel senso che io vi dico, ho avuto esperienza di... esistono dei locali bellissimi che si chiamano Internet Café. Che detto così sembra il nostro Internet Point. No, l'Internet Café è una cosa fighissima, sono quasi tutte associazioni dove tu entri e paghi il tempo che ci stai dentro, non paghi quello che fai, paghi per il tempo che stai, 1 ora, 2 ore, 3 ore, 5 ore. Dentro questi posti hai a disposizione giochi, PlayStation, libri, fumetti, CD, DVD, hai a disposizione tutta una serie di strumenti per passare questo tempo. Quelli più belli hanno, quindi ci sono i tavoli, c'è il bar, ci sono tutta la serie di situazioni dove tu puoi passare del tempo lì. In più, molti hanno dei cubicoli con dentro un divanetto, un televisore, un computer, le cuffie. Questi cubicoli hanno la porta, che però non è una porta completa, almeno io vi dico l'esperienza che io ne ho visti due, e tutte e due avevano queste porte, hanno le porte con, sai, che mancano 20 centimetri sotto, quindi vedi i piedi della gente. Però poi, una volta che tu sei dentro e chiudi la porta, loro non ti rompono i coglioni, cioè non hanno. No, fai quello che ti pare. Nel senso, io ho, come dire, ci sono stato proprio per curiosità personale, mi ci sono stato un po' di tempo e mi sono fatto un po' gli affari loro. Quindi giravo, sfogliavo i fumetti giapponesi non capendoci niente, ma io li ho sentiti. Diverse persone che si masturbavano in maniera anche abbastanza rumorosa dentro i cubicoli. Quindi il discorso qual è? Che è privata, nel senso che non ti deve vedere nessuno, ma quando poi sei nel privato, fai quello che ti pare, nel senso che io so per certo che per esempio tantissima gente fa sesso nei karaoke, anche lì. Noi siamo abituati a pensare al karaoke come il locale pieno di gente con il microfono e tutti che cantano davanti a tutti. I karaoke in Giappone sono delle stanzine, cioè ci sono anche questi con la sala grande, ma la maggior parte sono dei posti con 30-40 stanzine, ogni stanzina è insonorizzata e ogni stanzina ha ha il monitor, ha i microfoni e la gente paga per la stanzina sempre a tempo. Entri dentro, chiudi la porta e quello che succede dentro sta solo a te e a chi sta dentro con te. Perché, tra parentesi, per ordinare tu c'è il menu digitale, tu ordini dal computer e arriva il cameriere che ti porta la roba. Ma se tu non ordini, il cameriere non arriva. Arriva solo se scade il tempo e bussa. Quindi il concetto è questo. Loro creano proprio degli spazi estremamente privati, il sesso è molto privato, cioè quando vi ho detto che tanti Lovoteru e sono quelli che loro adorano di più, non c'è interazione umana, tu arrivi, entri, c'è un microfono che ti dice metti, paga, prendi le chiavi, cosa vi serve, e quasi tutto è fatto con un display digitale, nel senso che
dove tu metti la carta di credito, scegli la stanza con tutti, c'è la stanza di Hello Kitty, c'è la stanza di Gundam, c'è la stanza Sadomaso, c'è la stanza tutta specchi, c'è quella con la vasca gigante, nel senso che poi vanno molto fuori dalla norma, sono tutte stanze stranissime, c'è la stanza araba, beh, i giapponesi hanno un concetto come americani, quando vanno, si spostano sulla cultura occidentale non capiscono niente, insomma, che mischiano delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Tornando a noi, tendono sì a separare tantissimo la cultura, diciamo il privato dal pubblico. E a me, per esempio, la nostra amica Viola ha fatto stupire che in due occasioni in Giappone al saluto mi abbiano abbracciato. E Viola, perché in quelle occasioni in alcune eravamo insieme, e sono dei giapponesi che hanno tanto a che fare con noi occidentali, nel senso che sono giapponesi che vedono tantissimi occidentali e quindi un pochino hanno capito che a noi l'abbraccio piace. E poi ti dico la verità, un pochino li abbiamo convinti anche a loro che gli piace. Ma quei giapponesi lì sono giapponesi un po' speciali, nel senso che sono giapponesi che hanno a che fare tantissimo con noi, con cui abbiamo stretto amicizie e che amano, come dire, lo fanno un pochino per, come dire, venire incontro a quello che secondo loro è il nostro bisogno. E io ti dico, in generale, io, ma anche in situazioni, come dire, ora ti faccio ridere. A me è capitato di frequentare dei privé giapponesi, quindi posti dove si fa sesso, e come dire, anche con gente con cui io poi ho avuto contatto fisico, l'ho legato, ci ho giocato, cioè, il saluto inchini, manina, al massimo adesso sono abituati con noi a darci la mano, ma nessun abbraccio, e gente con cui io ho avuto contatto fisico mezz'ora prima, un'ora prima, ma anche gente con cui ho fatto corte. Allora, dove si nasconde il sentimento, mi chiedono. Ma guarda, anche amore. Allora, ti posso dire la verità, credo che questa cosa, dove loro mettono l'amore, sia forse una delle più belle ricerche che una persona può fare in Giappone. Lì ammetto che hanno tanti problemi con i sentimenti. Io qui mi rifaccio un pochino a quella che è la mia cultura di letteratura. Io ho letto tantissimi racconti, romanzi, fumetti di sentimenti e secondo me fanno tanta fatica, però qui non vorrei parlare per una cultura di una cosa così sottile. Io ho letto tantissima letteratura giapponese sentimentale, da Banana Yoshimoto a altri, ma anche lo stesso Tanizaki ha scritto delle cose bellissime, Lioro d'amore, L'amore al centro dell'universo, che non è di Tanizaki, ora non mi ricordo come si chiama la scrittrice, è un romanzo bellissimo. Ma è sempre molto carico, quando parlano di sentimenti sono sempre molto carichi. E la mia esperienza non è facilissima. Cioè, io ho visto tantissima gente, io ho amici che vivono in Giappone, amiche che vivono in Giappone, che si sono fidanzate con ragazzi giapponesi. E mi raccontano delle cose che tante volte mi lasciano perplesso, cioè, nel senso che relazioni tenute per anni in cui si sono visti in un anno 5 volte, visti, cioè visti, non solo fatto sesso, ma proprio incontrati 5, 6, 10 volte in un anno perché hanno delle vite sconclusionatissime. E in Giappone il ghosting è una cosa, è all'ordine del giorno, nel senso che tantissime coppie giapponesi finiscono con l'interruzione, avviene col ghosting. Il ghosting è quando uno dei due partner sparisce completamente, da un giorno all'altro non lo vedi più. E c'è tanto di questa roba in Giappone. Se riesco a fare una ricerca seria, magari una volta parliamo di sentimenti. Torniamo a parlare di Shunga, perché lo Shunga è in assoluto uno degli elementi più importanti per capire l'erotismo giapponese. Quindi sono queste stampe, lo stile è quello dell'ukiyo-e, e venivano vendute o in rotoli o in libricini da tipo 10-15 stampe, e sono bellissime, nel senso che
Beh, voi qui nella mia diretta ne vedete una in alto qui alla mia, questa qui per esempio. Questo qui è un ukiyo-e. Perché non è uno shunga? Perché non è erotico? Perché trovare un erotico, ciao Slave Mind, trovare un erotico e comprarlo in Giappone è complicato. Perché vi ripeto, anche in questo è molto chiaro, i giapponesi hanno proprio due mondi, nel senso che tu la roba erotica fuori dai negozi specifici non la trovi, nel senso che in un negozio di stampe tu le stampe erotiche non ne trovi, devi andare in un negozio di stampe erotiche. Idem. Se voi volete comprare dei fumetti erotici o dei libri erotici, se andate in una libreria, li troverete nel reparto specifico che c'è. Perché c'è, grazie a Dio. E sono bellissimi, la parentesi. Però sono molto, come dire, lo trovate nei negozi molto grandi. Io, per esempio, nelle librerie piccoline, io sono un feticista dei libri, quindi a Tokyo mi giro tutte le librerie che incontro, nelle librerie piccoline non li ho trovati. Vi faccio un esempio, li ho trovati nelle grandi librerie dove hanno appunto tanti settori e quindi hanno anche il settore. Come ho trovato dei negozi, trovato, mi ci sono fatto portare perché trovare l'erotico in Giappone non è così facile come pensate, e mi ci sono fatto portare e ho trovato anche delle librerie specializzate che hanno soltanto materiale per adulti. Torniamo agli ukiyo-e, e quindi questa produzione era enorme e c'erano quindi, ho detto, materiale etero, materiale gay, materiale vario e di tutti i generi, nel senso che c'erano sia disegni molto seri, molto molto seri, quindi come dire, immagini di rapporti sessuali, vabbè, loro sono un pochino, vedete anche perché vi dico che sono tantissimo legati all'oggettificazione, cioè proprio puntano sul feticcio, quasi tutti, in quasi tutti questi shunga, per esempio, il membro maschile è ipertrofico, ma ipertrofico non inteso come enorme, inteso proprio gigantesco, nel senso che ci sono shunga con questi membri che sono l'equivalente di un braccio umano. Spero che il gesto non sia risultato tanto volgare, ma se vi capiteranno mai questi shunga, ve li farei anche vedere volentieri, ma mi viene difficile se non voglio farmi bannare per sempre da Instagram. Oppure didattici, nel senso che tantissimi shunga raccontavano le posizioni, cioè era molto simile al Kama Sastra. Il Kama Sastra è il libro indiano delle posizioni, perché poi tanta gente quando si dice Kama Sutra pensa alle immagini. Il Kama Sutra è il testo filosofico in cui ci sono le spiegazioni, ma il libro con le immagini delle posizioni era il Kama Sastra, anche perché il Kama Sutra in realtà era un testo molto teorico e molto filosofico. E quindi alcuni erano una specie di libri di istruzioni, cioè come fare sesso, come fare. E ovviamente si erano anche molto belli perché ci sono shunga in cui viene spiegato come far provare piacere alla donna. Nel senso che erano anche, per assurdo, negli shunga erano quasi più egualitari che nella realtà. E ce ne sono tantissimi, cioè voi immaginate che c'erano anche appunto, oppure estremamente comici, cioè per esempio tutta una serie di shunga sui peti, una battaglia di peti, cioè sono degli shunga di gente che si fa la guerra a peti, perché anche quello, l'emissione di aria, è considerata una cosa molto privata in Giappone, quindi per assurdo rientrava nella parte privata, nella parte da nascondere, e su cui ridere, su cui scherzare. E questo è. Lo shunga dimostra anche tanto, perché pur essendo espliciti, lo shunga raccontava come i giapponesi vedono l'eros, esempio. Quasi mai i personaggi degli shunga sono totalmente nudi. Perché? Perché la sessualità in Giappone deve essere una cosa consumata tra il vedo e il non vedo. Quindi quasi la maggior parte di queste immagini sono di persone che comunque indossano un capo,
che sia lo yukata, che sia il kimono quello più leggero, che sarebbe il sottokimono, che è il corrispettivo della nostra biancheria, oppure perfettamente vestite con solo i lembi aperti per permettere l'accesso ai genitali, oppure che si mostrano in qualche maniera. A loro interessa anche lasciare tanto spazio all'immaginazione. Ci sono anche shunga estremamente espliciti, ma i più belli, quelli che avevano anche più valore, erano quelli in cui l'atto era raccontato ma non mostrato fino in fondo, e questo ci racconta tantissimo. Se voi pensate che tutti dicono che i giapponesi coprono i genitali per la censura, vero? Ma anche è vero che la coprono per una loro impostazione veramente culturale. Cioè, il sesso esposto è una cosa che in Giappone, vediamo, è più moderna, è più importata, come tante altre cose, dagli Stati Uniti, perché poi è vero che vi ho detto che sono stato un popolo isolato, ma sono stato un popolo isolato fino al 1600-1800. Ho visto disegni con la raffigurazione di uno scheletro con cui si fa sesso erotico. Certo, al secondo sguardo è dunque la morte. Allora, sulla morte penso che farò sul Eros e Thanatos in Giappone, credo che farò proprio una diretta, perché è proprio un altro argomento meraviglioso dell'erotismo giapponese ed è molto bello, ma non lo voglio consumare come dire, condensarlo, perché è veramente una discussione che va sulla nascita del Giappone. Voi pensate che il rapporto tra morte e sesso è nella storia della fondazione del Giappone, quindi ne parleremo assolutamente. E quei disegni che hai visto sono molto comuni, spesso la morte o i demoni o il terrore fanno parte dell'immaginario erotico giapponese in maniera molto molto diretta. E no, non ti devi scusare, assolutamente. Anzi, mi fa piacere anche perché così sapete che ci sarà un'altra puntata in cui parleremo sempre di erotismo. In questo caso parleremo proprio di amore e morte, cioè sesso e morte nella cultura giapponese. No, no, ma benvenuta. Poi mi piace che si interagisca, significa che l'argomento ti interessa. Negli shunga quindi c'è tantissima, c'è questo mostrare e non mostrare. E poi questi shunga raccontano, vedi anche lì la distanza tra il privato e il pubblico. Spesso negli shunga veniva raccontata la storia di quelle persone che vengono identificate come più vicine alla sessualità. Quindi, per esempio, i personaggi femminili più comuni degli shunga sono le cortigiane o le prostitute. Quindi elementi sì reali, sì pubblici, cioè sì sessualmente attivi, ma personaggi che pubblicamente possono essere rappresentati come oggetti sessuali. Perché? Perché, come dire, per loro la cortigiana socialmente è più accettabile che abbia una vita sessuale. La prostituta, o cortigiana e prostituta, sono due figure separate. Quando poi fu creata la figura della geisha, la geisha è stata creata intorno al 1600, e la figura della geisha non è la prostituta, ovvero fino a un certo punto c'erano le prostitute e le intrattenitrici. Poi ci fu proprio una scelta politica, cioè ci fu fatta una legge che separava le carriere. Ora, non sto scherzando, ovviamente la legge fu fatta nel periodo Tokugawa, durante lo shogunato Tokugawa, quindi storicamente anche c'è. E furono create le due figure. La geisha è un'artista, è una intrattenitrice. È una donna che sin da giovane veniva addestrata, educata per intrattenere l'uomo. E quindi non soltanto con le arti amatorie, che comunque facevano parte del suo addestramento, ma doveva saper leggere, doveva saper scrivere, doveva saper cantare, ballare, recitare, mangiare, doveva saper mangiare in maniera corretta e doveva saper conversare. Che perché? Perché lo scopo era l'uomo pagava
il suo tempo per stare bene, per passare un bel pomeriggio, una bella sera, una bella settimana, un weekend, il tempo. E quindi doveva saper fare tutto ciò che una si richiedeva a una donna per stargli dietro. Quindi doveva saper, doveva essere ferrata sugli argomenti del giorno, doveva saper parlare di tutto, doveva saper leggere e scrivere. Ora, immaginate una cultura in cui l'accesso al saper leggere e scrivere non era comune, non c'erano le scuole. E la donna e anche il popolano medio non sapeva né leggere né scrivere. C'era lo scrivano, pensate, c'era proprio il lavoro dello scrivano, cioè chi scriveva le lettere per gli altri. Mentre le geisha sì. Ora, la prostituta vera, cioè la prostituta quella che faceva soltanto la parte sessuale, esisteva, ma era proprio molto chiaro. Il che non significa che le geishe non facessero sesso, significa che le geishe avevano il diritto di decidere se concedersi o no. Non avevano l'obbligo. Ve la faccio in breve, ma secondo me si potrebbe fare tutta una puntata anche sulla geisha. Torniamo a noi. Perché spesso le figure caratteristiche erano queste? Perché era più facile per loro accettare che queste donne facessero sesso. Poi, assolutamente, ci sono un sacco di sciunga con mogli, ma madri, mogli, sorelle, cioè con altre figure femminili molto chiare. Però, come dire, queste due figure erano anche forse quelle che colpivano un pochino di più la popolazione, cioè chi poi acquistava questi sciunga. Anche perché per la maggior parte della popolazione erano inaccessibili, nel senso che i favori di una geisha, di una geisha o di una prostituta d'alto livello per una notte erano altissimi, erano alti, cioè non se lo poteva permettere il contadino o il piccolo commerciante, se lo poteva permettere chi aveva i soldi. Quindi chi invece voleva soltanto appunto sognare comprava queste stampe e spesso queste stampe raccontavano appunto immagini lontane. Ora io mi piacerebbe tanto farvi vedere le stampe, non si può perché veramente ne ho tante, ma mi fermo. Calcolate che uno dei libri di stampe di Sciunga più bello che ho, pensate, l'ho preso al British Museum, nel senso che lo Sciunga è proprio una cultura, nel senso che fecero nel 2000. 10, non vorrei sbagliare, o 2009-2010, fecero una mostra al British Museum a Londra che era proprio Sciunga, Sex and Pleasure in Japanese Art, sesso e piacere nell'arte giapponese. Ora fu un credo che fu unica questa mostra perché era enorme, io l'ho adorata. Calcolate che andai a Londra apposta, nel senso che io quando seppi di questa mostra approfittai, cioè, mi organizzai in maniera da andare andai a Londra a vedere un festival addirittura. Ma uno dei motivi per cui andai era vedere questa mostra, anche perché fu veramente un caso rarissimo, nel senso che non credo che ne abbiano più organizzate e calcolate che fu la prima mostra. Almeno quello che so io, fu la prima e l'ultima, perché non ho più sentito di altre mostre così, vietata ai minori di 14 anni che fece il British Museum, quindi anche facendo una mostra in una zona separata e isolata. E c'erano migliaia di pezzi bellissimi, c'era un sacco di roba fighissima. Non ho trovato Sciunga di bondage perché ci sono anche quelli, poi vi racconto. Ma era proprio. E c'era di tutto, e tra l'altro c'era anche un sacco di Sciunga omosessuali, ce n'è uno che come dire, veramente bellissimo ed era uno Sciunga in due o tre pannelli in cui raccontava dell'iniziazione erotica di un giovane samurai con una donna, con il vecchio samurai che, ma proprio standogli fisicamente accanto, nel senso che c'erano questi due sdraiati che facevano sesso e lui era accanto a loro e spiegava a lui quello che doveva fare. Io l'ho trovato veramente uno spaccato di vita meraviglioso, perché probabilmente è vero, nel senso che loro avevano molto questo concetto dell'insegnamento diretto, sensei, Gakusen, maestro studente. Oddio, mi sono ricordato le parole, io sono poi negato per fare sta roba. Senpai, no, non senpai kohai, non studente giovane, studente anziano con studente giovane, che è senpai kohai, ma sensei, il maestro, e il gakusen,
lo studente. Ed è un concetto che loro hanno sempre avuto in tutto. E si vedeva palesemente che ci fosse nello Shungata spariva un po' di tensione erotica anche tra il samurai più grande, più anziano e il samurai più giovane, come se fossero amanti, ma lui gli spiegasse come fare sesso anche con una donna, perché? Perché per un samurai poi arrivava il momento in cui si doveva sposare e avere dei figli e quindi doveva sapere come fare, anche perché nel Medioevo, ma vabbè, piacerebbe dire solo nel Medioevo, in realtà tuttora, per i giapponesi lo scopo principale del matrimonio era la prole, cioè la prosecuzione della famiglia, della specie, e è tuttora così, e non solo in Giappone, è tristissima questa cosa. Prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale, maestro, sarebbe bello. E il discorso è che c'è una grande differenza nella cultura sessuale tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, perché la Seconda Guerra Mondiale ha portato la cultura americana dentro quella giapponese e hanno preso tantissimi brutti vizi, tra cui l'omofobia, nel senso che i giapponesi che non erano omofobi, ma anzi era una scelta individuale. Il sesso era privato? Allora, nel privato, geisha. Geisha. Il privato è privato. Se tu nel privato fai sesso, lo fai con chi te pare. Uomo, donna, quello che vuoi. Mi fermo. Uomo, donna, perché è quello che accetto io. Il resto lasciamo perdere. Allora, sì, no, ho capito. Penso che lo faremo una puntata sulle geisha. Solo che ti correggevo. Perché geisha è una parola giapponese e quindi non deve essere messa al plurale in italiano. Non è una geisha, due geisha, perché geisha è una parola specifica del giapponese che talmente non ha il plurale. Nel senso che se tu vuoi indicare più geisha, devi dare il numerico. Una, due, tre, cinque, tante, molte. Perché loro non hanno la parola plurale, hanno solo le parole al singolo, hanno solo le parole in una sola forma. E quindi si dice una geisha, due geisha, tre geisha e così via. Quindi le geisha, perché è una parola straniera e in italiano le parole straniere non seguono le nostre regole, non devono seguire le nostre regole. Come quando si chiama in italiano non si mette la S in fondo alle parole plurali inglesi. Tranquillissima, io dico questo perché così uno si abitua a dire geisha. E questi Shunga raccontano tantissimo dell'erotismo, voi li potete trovare ovunque. E riallacciamoci un po' a noi. E il sadomaso? Negli Shunga troviamo tantissimo come dire, del fatto che l'eros in Giappone mira tanto al sadomaso. E il dolore. La paura e la morte sono veramente elementi fondamentali del loro erotismo. A loro la morte eccita. Poi quando parleremo di Thanatos, di Eros e Thanatos ne parleremo meglio, ma ne troviamo tanti, quindi troveremo un sacco di Shunga in cui troviamo persone sottoposte a tortura, seviziate, e per loro questo è erotico. Anche qui sono, come dire, immaginate Shunga, quindi dipinti costruiti per la vendita. Cioè, lo Shunga, chi lo dipinge è un artista, sì, ma è un artista che pensa al commercio, nel senso che non venivano disegnati per essere, come dire, tenuti dall'artista o venduti all'amatore specifico, o come succedeva in Europa, i grandi artisti dipingevano i soffitti delle volte delle case dei nobili o dipingevano le pareti delle chiese o le volte delle chiese. Gli artisti giapponesi componevano poesie che venivano scritte e divulgate, componevano dipinti che venivano. Cioè, voi immaginate, c'è una serie. Ora usciamo dallo Shunga, parliamo degli ukiyo-e. Ci sono degli ukiyo-e stupendi con i 108 paesaggi da Edo a Kyoto. Bellissimi, ma quelli venivano fatti per la vendita, cioè venivano poi stampati e venduti. Perché? Perché voi immaginate che faceva parte della parte artistica. Per farvi un esempio sulla, la, la, come dire,
la componente di tortura. L'esempio che vi faccio è un artista molto importante, perché è stato molto importante per noi che facciamo Shibari, perché è stato un, come dire, un progenitore, ed è Tsukioka Yoshitoshi. Tsukioka Yoshitoshi Baro, me lo sono scritto, perché è stato uno degli ultimi, perché stiamo parlando che lui dipingeva alla fine del 1800, ed era proprio specializzato. Lui raccontava queste storie con tematiche cruente, estremamente sanguinose, e quindi con racconti di violenza satira, gente uccisa. L'opera più conosciuta, perché è importante per noi, perché l'opera più conosciuta di Yoshitoshi è La casa solitaria sulla Brughiera di Adachi, scusatemi, La casa solitaria sulla Brughiera di Adachi, che è un'opera in cui viene raccontata la tortura e l'uccisione di una donna incinta, sospesa, legata a testa in giù ad un albero da parte di un soldato, di un portatore di lancia. Perché è importante per noi? Perché voi immaginate che tutta l'opera di Yoshitoshi affascinò Ito Seiyu, era anche lui un pittore e poi è diventato fotografo, che è stato il papà dello shibari moderno, del Kimbaku. Quindi vedete perché poi l'eros giapponese è così importante per noi, perché tutto si va a riprendere, tutto si va ad unire. E voi immaginate che l'eros in Giappone è tantissimo legato anche a queste immagini, nel senso che loro gli piaceva vedere queste situazioni sia in chiave erotica che non in chiave erotica. Calcolate che ci sono un sacco di disegni di sesso con i fantasmi, con tante leggende di demoni e di fantasmi, diciamo di fantasiose, hanno uno sfondo sessuale. Calcolate la donna volpe, che è una delle figure più classiche della mitologia giapponese, è la storia di una donna di una donna volpe, quindi di un essere fantastico, metà donna, metà volpe, il cui scopo è sedurre i viaggiatori e farci sesso e poi ucciderli. Demone con la faccia bianca, appena mi viene in mente la parola ve la dirò. C'è un demone famosissimo che tantissima gente porta anche tatuata, perché è veramente una delle maschere più tipiche, è un demone che nasce da una donna tradita, ovvero questa donna tradita da un uomo decide di vendicarsi, e la sete di vendetta diventa così forte, così se qualcuno si ricorda come si chiama questo demone, me lo dica, perché in questo momento ho la parola ma non mi esce dal cervello, e decide di vendicarsi, e impazzisce tanto da diventare un demone e va a caccia degli uomini per stuprarli e poi ucciderli. Ed è proprio l'emblema di quanto è importante la sessualità nel Giappone. E così ci sono tantissimi, come dire, leggende. Quindi vedete, è proprio un eros molto forte, molto legato, poi quando parleremo di morte. Ed è molto bello controllo di quanto tempo mi è rimasto infatti io poi, quando mi faccio prendere da questi argomenti, perdo un po' il contatto con il tempo. Quindi facciamo così. Questo è veramente un accenno, cioè all'inizio faremo altre. Lania, grazie, grazie, mi hai salvato. Lania, si chiama così, Ania. Lania è questo demone, ha la faccia bianca, alcune volte ha le corna. È una maschera spaventosa. Io ovviamente ne ho diverse qui in casa, perché tra parentesi, avere delle immagini di demoni
in casa Porta Fortuna, perché scaccia gli altri demoni, che entrano, vedono i demoni e se ne vanno. E quindi io qui ho un'Anya. E l'Anya è la donna vendicativa, cioè è lo spirito di questa donna tradita e spesso uccisa da un uomo, cioè quindi è proprio che rimane sulla terra allo scopo di vendicarsi. E il sesso è fondamentale. E così di leggende troveremo tante. La donna pantera è un concetto molto, molto giapponese. Comunque, l'eros giapponese è veramente così, è estremamente simbolico. E poi, essendo appunto, come ho detto prima, essendo una questione molto privata, non hanno i limiti. Nel senso che poi, quando lo esprimono, non hanno i bordi, i confini che abbiamo noi, dati da una cultura cattolica sul peccato, che il fatto che il sesso è sbagliato. In Giappone il sesso non è sbagliato, anzi, è una cosa fondamentale, privata, privata. Quindi va vissuta nel privato. Hania, grazie. Io sono proprio, certe volte la memoria è a cassetti, come dico sempre io. La so. È dentro un cassetto, devo solo trovare quale cassetto è, aprire e tirare fuori l'informazione. Poi, infatti, quando me lo dici, mi torna subito alla mente. È uno dei demoni bellissimi. Ma non c'è solo quello, c'è un'altra figura di donna cortigiana, che è quella, la Honna, che è la maschera ovale, senza sopracciglia, con due punti neri al posto delle sopracciglia. Quella invece è la cortigiana, detta anche Honna, che significa donna fondamentalmente. E non mi chiedete perché Honna e donna siano così vicine tra di loro, credo che sia un caso. E altro. Allora, riparleremo di Eros, non so se già dalla prossima di Eros giapponese, perché ci sono ancora un sacco di cose di cui parlare. E non so se già dalla prossima oppure faremo un intervallo. Se avete domande, fatemene, mi fa piacere rispondere. Se qualcosa che ho detto vi ha portato un po' di curiosità, e ricordatevi che se mi volete consigliare argomenti o ci sono domande o argomenti su cui vorreste che parlassimo, sia legati al BDSM sia legati alla sessualità, mandatemi un messaggio. Conoscete i miei social network, quindi potete trovarmi dal il sito che è www.maestrobd.it, la pagina Facebook che è, o cercate la pagina Maestro BD o Davide La Greca, quello con il pallino blu sono io, certificato da Facebook, o su Instagram Maestro BD2 con il 2 a numero subito dopo, perché abbiamo subito un ban e quindi questo è il secondo che abbiamo fatto, o su tantissimi altri social, nel senso che di solito o Davide La Greca o Maestro BD sono io e mi trovate sui vari social. E lì potete venire per farmi domande sulla diretta, darmi dei consigli su future dirette che vi potrebbero interessare, o presentarmi le vostre, come dire, o anche solo chiacchierare, perché poi ricordatevi sempre che la sessualità è un mondo bellissimo, ma come dire, è un po' funestato da un sacco di sovrastrutture, problematiche. Se avete bisogno di scambiare due parole, sappiate che io a un messaggio rispondo sempre. Se poi è una cosa più complessa, se ne parla, o in alcuni casi esistono anche delle figure professionali apposta a cui magari indirizzarvi se la problematica fosse oltre le mie capacità. Ma come dire, mi fa piacere, il mio lavoro lo faccio molto volentieri. E ci rimangono un po' di minuti, quindi queste sono, diciamo, un pochino le strutture. La puntata, se non succede niente, facendo un po' di toccando legno, la puntata va su IGTV, quindi la potete vedere quando volete, e andrà su YouTube, dove sarà sempre disponibile. Ricordatevi che sia il canale Instagram che il canale YouTube cresce se voi lo aiutate a crescere, nel senso che come tutte le cose nei social funziona se voi lo appoggiate, quindi se condividete, se voi condividete il video su GTV lo vedranno più persone, se lo vedranno più persone crescerà e lo vedranno sempre più persone. Idem, se volete condividere il mio canale Instagram, benvenuti, perché
avevamo un canale da 9.000 persone e ora siamo a forse 900. Ti ringrazio, mi dicono appunto che condividerà e mi fa piacere. Allora, signori, il tempo se ne sta andando, il mio countdown 9-10, vi saluto, ci vediamo mercoledì prossimo in mezzo alle feste.